Il dottor Montano farà una lezione magistrale sull'infertilità, una pandemia silente nell'era dell'epigenetica. Prego, dottor Montano. Grazie, Giorgio. Ormai ci sentiamo da parecchio. E grazie a voi tutti per quello che sentirete. Quando mi ha dato questa relazione, in verità un po' deprimente, perché l'argomento è tosto, e riguarda un po', forse per qualcuno, la fine dell'umanità. Per cui l'ho reso un po' più... Dov'è? E quindi, in pratica, ho detto, vabbè, parliamo del guaio, che è il guaio in assoluto, quello che, diciamo così, anche misconosciuto, perché... Fondamentalmente, quando si parla di infertilità, c'è un'attenzione fino a un certo punto, ma quando si parla di tumori, quando si parla di malattie cronico-degenerative, c'è un'attenzione maggiore, quasi come se la cosa in qualche maniera fosse... Posso andare avanti? E quindi, ecco, pandemia silente, perché di questo fondamentalmente parliamo. Ma l'altro aspetto che... solo il tempo cercherò, diciamo così, di affrontare la resilienza, cioè come in una situazione di stress ambientale noi possiamo in qualche maniera resistere e in qualche e modulare almeno gli effetti che gli inquinanti hanno sulla salute, non solo ovviamente gli inquinanti, ma abbiamo parlato di stili di vita e tutto il resto. Fondamentalmente tutto questo nasce in pratica, il mio interesse da questo progetto di ricerca che rappresenta un nuovo modello di valutazione di impatto ambientale, quindi un nuovo modo di affrontare la prevenzione pre-primaria. Io lo voglio dire prima che il professor Fano sia via: i migliori operatori della prevenzione sono gli andrologi, i ginecologi e i pediatri. Dopo farò vedere una diapositiva più avanti, che è fondamentale per capire dove deve essere fatta la prevenzione. Io in pratica mi occupo di preconcepimento e racconto sempre come nel 1600 i francescani dicevano alle coppie, per avere un figlio sano li mandavano in montagna, al mare e mangiare bene per almeno 6 mesi, per avere un figlio sano. Quindi avevano capito tutto dell'epigenetica. Quindi questo è un progetto di ricerca costituito, rappresentato da 2 fasi, valutazione degli indici più precoci di danno ambientale alla salute. E questo lo ritroviamo in particolare sui gameti e lo spermatozoio, ovviamente per motivi che poi vi spiegherò, rispetto alla spermatocita, è una cellula e comunque il liquido seminale, una fonte fondamentale, molto diciamo così affidabile, di biomarcatori, molto più del sangue, molto più di tutti gli altri fluidi, perché noi abbiamo fatto nei ragazzi di tutte queste aree, ce ne sono altri punti rossi, abbiamo appunto fatto una valutazione di diversi fluidi, seme, sangue, urine, poi abbiamo fatto anche unghie, capelli, comunque alla fine il liquido seminale rappresenta effettivamente quello che meglio ti definisce le differenze già in termini di contaminazione e dà delle informazioni, in questo caso anche metabolomiche e volatilomiche, veramente importanti. Abbiamo pubblicato un lavoro appunto un mese fa sulla volatilomica nel liquido seminale in confronto con quella dell'urina e quella del sangue. E la seconda fase è appunto la resilienza, come resistere e quindi quali sono i sistemi alimentari, nutraceutico funzionali che in qualche maniera possono modulare gli effetti dell'inquinamento ambientale. Il progetto è nato da 2 aree. Io abito ad Acerra, un po' l'epicentro della cosiddetta terra dei fuochi, ma lavoro a Oliveto Citra, nell'Alto Mediosele, una zona magnifica, sono 2 aree a diversa pressione ambientale. Vedevo i ragazzi di quest'area con un seme alterato, molto alterato, nella mia area, ma vedevo anche contemporaneamente i ragazzi dell'altra area, che avevano una qualità di liquido seminale diversa, che ho ideato il progetto e ho avviato quello che vedete. È partito da 2 aree della Campania, ma poi si è esteso in diverse aree d'Italia. La cosa difficile è trovare le aree a basso impatto ambientale. Chiedevo alla professoressa Fenu
dammi un'area, perché io l'area di controllo ce l'ho, ripeto, cito, io confondo quelli di Vicenza, quelli di Brescia, e quindi da diversi punti di vista con diverse omiche, però sta di fatto che effettivamente vorrei trovare un'altra area. Ne ho trovata una nelle Madonnie, e ora speriamo negli altri trovare un'area di controllo, perché il problema è vedere chi sta meno inquinato dell'altro e dove ci sono i maggiori indici di rischio per la salute generale. Fondamentalmente quindi un cambio di paradigma, come vedete, quindi appunto nella prima fase il libro seminale come sentinella della salute ambientale generale, un po' come l'ape del territorio, e in pratica prevenzione. La prevenzione, si fanno gli screening, si vedono in pratica quello in screening sulle malattie tumorali, cardiovascolari, ma noi vediamo la punta. Se vogliamo fare una vera e propria prevenzione dobbiamo partire dalla base, ossia sui sistemi organo-sentinella, prima che la malattia prenda il sopravvento nell'età adulta e nella progenie. E poi la seconda fase, appunto, la medeobiotics, questa è una nuova interpretazione della dieta mediterranea che ho, diciamo così, definito, la presenterò per la prima volta a Spazio Nutrizione a Milano l'11 di ottobre, quindi una nuova interpretazione della mediterranea, più nutraceutici e alimenti funzionali, su cui abbiamo fatto diversi studi. Questo è un po' il panel dei diversi esami che noi facciamo, sono ormai estesi. Fondamentalmente abbiamo una rete che ci permette di fare praticamente tutto, veramente qualsiasi tipo di esame, non abbiamo più limiti. Questo è giusto un lavoro che abbiamo fatto da poco su due aree della zona della Campania, alto e basso impatto ambientale. Faccio vedere semplicemente i ragazzi come andavano. I ragazzi praticamente avevano un sensore per inquinanti atmosferici, un braccialetto per inquinanti tipo diossine, PCB, metalli, avevano dunque una busta che mettevano a casa, fuori il balcone, poi avevamo dei sensori, diciamo così, su due aree del territorio, e poi abbiamo tolto di tutto, da fine addirittura all'unghia dei piedi. E poi per i capelli abbiamo utilizzato sia il mineralogramma classico che, Giorgio lo sai, anche l'S Drive. Quindi in pratica questo è un po' il biomonitoraggio che noi facciamo, praticamente cerchiamo di prendere tutte le matrici. Siamo nell'era dell'antropocene, o meglio del plasticene, Homo plasticus, Homo metallicus, perché di questo fondamentalmente siamo contaminati fino all'osso. Ho appena revisionato un lavoro sulla presenza di microplastiche nelle ossa. Gli interferenti endocrini, conoscete quali sono. Tutto, cattivi stili di vita, inquinamento, induce appunto alterazioni epigenetiche che ovviamente hanno un effetto sugli organi produttivi maschili e femminili. Qua vado un po' veloce. L'infertilità, quindi di coppia, fondamentalmente è dovuta a tutta una serie di fattori, cattivi stili di vita, scarsa alimentazione, sonno. Quindi questi sono i fattori. Nel 2023 è stato elaborato il primo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La prevalenza dell'infertilità è intorno al 17,5%, ma stanno un po', è un valore anche sottostimato, perché in questo grande lavoro i circa 133 studi hanno in pratica valutato l'infertilità femminile. Dammi un po' d'acqua, papà, vedi là. Hanno fatto meno valutazioni sulla parte maschile, e oltretutto molti paesi popolosi come l'India, il Bangladesh, non hanno dato dati. Non siamo 1 su 6, 1 su 5, qua almeno dalle parti che noi individuiamo siamo 1 su 4, quindi nelle zone a maggiore pressione ambientale d'Italia, non 1 su 6. Un panoramica su gli effetti degli inquinanti, quindi interferenti endocrini, sull'apparato riproduttivo femminile, quindi basso livello di estradiolo, ridotta concentrazione MH, ridotta quota di follicoli antrali, come il paletirolo atmosferico in qualche maniera riduce la quota antrale, come nelle zone dove maggiore la pressione ambientale c'è un maggiore tasso dunque di aborto, ancora quindi aborto all'esposizione al PM2,5. Questo invece è un lavoro che abbiamo fatto noi col PSA, l'antigene prostatico specifico valutato nelle donne, con un kit ultrasensibile che è un marcatore che noi abbiamo, diciamo così, individuato possibile inquinamento ambientale. Perché? Un nostro ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità aveva in pratica individuato su cellule, stimolando con un interferente endocrino cellule prostatiche, e produceva più PSA. Al che
ci è venuta questa idea, prendiamo dunque le donne di due aree, perché noi questo facciamo fondamentalmente, zona alto e basso tabellare, donne, e vedete che in tutte le fasi del ciclo abbiamo una significatività. Più alto il PSA come biomarcatore d'effetto possibile esposizione virale nelle zone, nelle donne della terra dei fuochi. Questo PCB con maggiori tassi di aborto nel sangue delle donne della terra dei fuochi rispetto a quello delle sele, questo è stato pubblicato, sta per essere pubblicato ora. Bisfenolo, e attenzione, non dalle bottiglie. Qua parliamo di bisfenolo aereo. E sapete quindi che la nostra area, la terra dei fuochi, chiamate anche perché fanno un po', bruciano un po' di tutto. Questo, in verità ultimamente l'hanno bruciato meno. Ma questa roba viene inalata e difatti nei fluidi follicolari di donne della zona della terra dei fuochi che noi abbiamo valutato, che si ponevano a fecondazione assistita, e abbiamo, rispetto a quelle dell'altra area, avevano più elevati livelli di bisfenolo nei fluidi follicolari e nel sangue. Queste sono le differenze significative fra zona rossa e zona blu, zona rossa terra dei fuochi. Siamo stati i primi al mondo a scoprire la presenza di microplastiche nelle fluidi follicolari, sempre di donne, diciamo così, di varie donne, in questo caso erano 18, e col diametro 4.48, ma c'è, abbiamo visto una, beh, non è un numero importante, ma comunque in ogni caso, e questo è supportato anche dunque dai studi animali, vi è una correlazione, diciamo così, con i livelli di FSH e estradiolo, quindi in qualche modo un impatto ce l'ha. Ma la gran parte dei contaminanti sono antiandrogeni, cioè contro il maschio, la maggior parte dunque di queste sostanze. Questo è il coccodrillo, i coccodrilli del lago Apop, che è un lago inquinato della Florida, che rispetto ad altri alligatori di laghi non inquinati della Florida avevano, non solo erano pochi maschi, quelli del lago inquinato a Popca, ma avevano testicoli piccoli, pene piccolo e pochi spermatozoi. I ragazzi oggi come sono? Io ne vedo migliaia, vi assicuro che i ragazzi per me sono il mio target. Io vado nelle scuole, non è che me li faccio venire, vado io nelle scuole e hanno, gran parte di questi hanno una distanza anogenitale più corta, questo si vede già alla nascita, professor Fanos, che è un indice di androgenizzazione. Gambe più lunghe, testicoli più piccoli, scarsa qualità spermatica. Ormai i lavori quindi sugli effetti degli inquinanti sulla qualità del liquido seminale sono quindi importanti. Siamo stati anche i primi a scoprire la presenza di microplastiche nelle urine. Siamo stati i primi anche a scoprire la presenza di microplastiche nello sperma. Abbiamo chiuso l'apparato urogenitale. Una piccola correlazione c'è, ma sono pochi campioni, però questo ci sospetta. E vediamo che praticamente che chi aveva più microplastica aveva una cattiva qualità dello sperma. Siamo con pochi campioni, ma ora siamo praticamente pronti a fare un grande campionamento finanziato dal Ministero della Salute da poco. Fondamentalmente le microplastiche in sé che cosa portano? Portano tutta una serie di sostanze tossiche, ftalati, bisfenoli, metalli pesanti. Quindi in qualche maniera fanno da carriera ad altre sostanze notoriamente tossiche. Cambio del clima, gli spermatozoi sono cellule estremamente sensibili a tutti appunto gli inquinanti e questa è la situazione, deprimente, ma questa è la situazione. Eh sì, è un bel risorio, vero? 2070, secondo la Schwann, secondo me 2080, sono un po' più ottimista, andiamo incontro all'estinzione, cioè in pratica se il trend è questo e continua così, noi ci riprodurremo solo per fecondazione assistita con tutti i problemi che la fecondazione assistita porta, perché si riduce la capacità, cioè anche declino spermare in vari paesi del mondo. Questa è l'ultima meta-analisi del 2022, dove notate un'accelerazione del declino spermatico negli ultimi 20 anni. E dove che abbiamo il maggior declino spermatico? In Africa, Centro Africa, in Brasile, in India, in Bangladesh, in Cina, cioè le aree dove maggiore, soprattutto negli ultimi 20 anni, c'è stata una pressione ambientale. Questo in Italia, l'abbiamo pubblicato nel 2021, un progetto finanziato dal Ministero della Salute, su ragazzi, ascoltatemi bene, 19enni, non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, lo stesso indice massa corporea, trasversalmente presi. Per fare questo campione ci abbiamo messo tempo e soprattutto l'abbiamo
veramente fatto 6-7 mila, abbiamo scartati tantissimi, ma sta di fatto che la qualità del liquido seminale di questi ragazzi giovani di queste aree è alterata. È stata fatta anche un'interrogazione parlamentare nel 2021 e se vedete quelle freccette 27.75, vedete che quella è la molidità progressiva, cioè stanno al di sotto della media del WHO, che è intorno al 30%. Quindi siamo messi male. Questi sono giovani di 19 anni, di monitoraggio fatto 2018-2019. Queste sono le sinergie possibili dell'ulteriore declino. Quindi pandemia, air pollution, questo l'ho pubblicato pure da poco. Come può accelerare il Covid, l'air pollution, lasciamo stare la vaccinazione, sull'aumento dell'infertilità maschile e del cancro nei prossimi quindi tempi. Sì, la popolazione si dovrebbe ridurre. Dovrebbe aumentare, ma no, non hanno capito che la popolazione, ora stanno veramente facendo i calcoli a ribasso, si sta riducendo, perché c'è un problema fondamentalmente legato a quello che in pratica sta succedendo, quindi questa transizione epigenetica, questo danno che si trasmette di generazione in generazione, e in particolare l'aumento di tutte le malattie cronico-degenerative, ma anche dunque dell'autismo e del neurodisturbo, hanno in qualche maniera appunto definito come lo spermatozoo e quindi le malattie di origine paterna, non il DOAD, cioè non quelle dell'utero, cioè non diciamo così l'esposizione introduttiva, ma stiamo già prima, quindi già nel preconcepimento, come in qualche maniera le tare epigenetiche possono comportare appunto l'origine, possono rappresentare in qualche modo l'origine delle malattie. Allora, vi faccio solo vedere questo qua, poi finisco rapidamente. Vedete, questo è un esperimento fatto su gameti, quindi siamo nella fase post-natale. L'etinilil estradiolo, che è un distruttore endocrino, non è stato dato nella gravidanza come normalmente si fa, ma è stato quindi dato nella fase post-gametica. Che cosa è successo? È che si è visto appunto che cosa succedeva nelle generazioni successive in termini di alterazioni dell'apparato urogenitale. Gli effetti erano, diciamo così, triplicati alla terza generazione, anche a dosi molto più basse di esposizione di quella stessa sostanza. È come se ci fosse una sorta di ipersensibilizzazione al danno. Che cosa significa questo? Cioè, questo può spiegare il perché, anche interrompendo in qualche maniera l'inquinamento, tu hai quella traccia, e se vieni a contatto con quella sostanza infinitamente bassa, in ogni caso tu hai una memoria epigenetica e quella cosa ti comporta un danno triplo. Tant'è vero, questo pubblicato ora, sulle micoplastiche, pesci esposti alla prima volta, vedete che anche se l'esposizione è rimossa, in terza generazione hanno danni peggiori di quella della prima esposizione. Allora, la biodiversità si sta alterando, metà delle specie è in bilico, questo è stato pubblicato l'altro ieri su Science, come la crisi, quindi ecco perché tutto è un insieme, noi siamo in un ecosistema, si riduce praticamente il numero dei pipistrelli, aumenta la mortalità infantile. Questo è un esperimento fatto, è pubblicato l'altro ieri su Science, una malattia, la malattia del naso bianco, una malattia virale, una malattia fungina, dunque dei pipistrelli. I pipistrelli hanno il compito praticamente di fare, di prendere insetti dannosi, eccetera. Che cosa succede? Calando i pipistrelli, gli agricoltori sono stati costretti praticamente ad aumentare la dose di pesticidi in tutte quelle aree. E quindi questo ha comportato un aumento di mortalità, diciamo così, infantile in quelle aree. Andatevelo a leggere, e poi è stato pubblicato oggi. Io ho fatto uno studio strano, mi permettete, ho preso lo sperma del falco. Non esiste nessuno studio al mondo che praticamente fa. Abbiamo preso i falchi di Manfredonia, e abbiamo visto il sangue e lo sperma dei falchi di Manfredonia. Non vi dico come è stato preso lo sperma del falco. Il falco governa tutto il territorio. Non solo abbiamo dimostrato ancora anche negli animali, stiamo facendo anche lo studio sui cani, sperma di cani domestici, come sia un bioconcentratore come il liquido seminale umano. Ma oltretutto abbiamo visto che i falchi di questa zona, Manfredonia, rispetto ai falchi di Orvieto, caro, abbiamo fatto una differenza, non li ho portati,
hanno caratteristiche diverse. Questi falchi, che sono anche molto inquinati, hanno una qualità dello sperma molto inferiore rispetto ai falchi della zona, diciamo così, di Orvieto. In pratica lo sperma del falco è il predittore del predittore. È un, quindi in pratica un biomarcatore del biomarcatore. 2100 scompariremo, sperm after lo dico perché l'inquinamento accelera ovviamente l'invecchiamento. Questa ve la potete andare a vedere, è un film molto famoso. L'Italia, sapete che siamo 1.20. La questione, sapete qual è che se noi stiamo e aumentiamo, io sono stato presidente della Società Italiana della Rivoluzione Umana, ora sono past president dall'anno scorso, noi aumenteremo i tassi di fecondazione in vitro. Si stanno aumentando perché la capacità fertile si riduce, ma soprattutto all'età aumenta. L'età, diciamo, del più concepimento aumenta. Il problema è che se noi, continuando, diciamo così, a parlare di misure socio-economiche a favore delle coppie, certamente va bene. Ma qua i figli si devono fare sotto i 30 anni, perché c'è una sorta di invecchiamento. E noi stiamo, con le tecniche di fecondazione assistita e anche quindi con la forzatura, selezionando dei genotipi che saranno ancora meno fertili, per cui andiamo quindi incontro veramente a una catastrofe quindi demografica. Quindi questa pericolosa sinergia, vedete, fra inquinamento e spostamento dell'età del concepimento, quindi è fondamentale appunto per ridurre i tassi di infertilità e tutte le malattie croniche degenerative, fare i figli in età biologica. Cari signori, dai 18 ai 30 anni, oggi l'inquinamento e tutto quello che viviamo sta accelerando l'invecchiamento dunque dei nostri gameti, quindi dobbiamo in qualche maniera anticipare. Voglio finire praticamente, perché te lo devo dire, Giorgio, io ho fatto diversi studi di comparazione in diverse aree d'Italia, questi sono gli ultimi studi, vi porto solo l'ultimo, e questo io lo dico al professor Fanos, abbiamo fatto uno studio sulla bolla genomica, un nuovo approccio per vedere la qualità del liquido seminale attraverso le urine e il sangue. Quindi invece abbiamo visto un'associazione molto forte valutando i volatiloni con l'Università di Lecce, che sono molto esperti in questo, e in fondo il mitocondrio. Noi abbiamo fatto gli studi sulla bioenergetica mitocondriale, questi vedete sempre due ragazzi di varie aree, il rosso tra i fuochi, il blu è la zona dell'alto mediosele, ci sono differenze bioenergetiche importanti anche al DNA mitocondriale, ma oltretutto anche per la capacità antiossidante e antiossidante. Stiamo cercando le misure di resilienza, tutti gli alimenti possibili della dieta mediterranea bio, vera, questa è la nuova medeobiotica, cioè la nuova linea che noi stiamo portando avanti, come contrastare gli inquinanti. Quindi la nuova dieta, la dieta mediterranea reinterpretata in termini di resilienza, perché sono la dieta mediterranea con prodotti bio, sono più ricchi di fitonutrienti, quindi hanno un'azione chelante, antiossidante, detossificante e tutto il resto. Quindi dieta mediterranea o biotica, mettetevelo, abbiamo già fatto questi esperimenti, miglioramento dunque dei parametri seminali, questo è un altro che abbiamo pubblicato con... E questo è stato pubblicato l'altro giorno, lo voglio portare perché, per Spattini, quello che ti dicevo, cioè l'attività fisica fa male, esagerata, ma neanche non fare attività fisica, questo l'abbiamo pubblicato l'altro ieri. Su Fertility Estate, una rivista di alto impatto, abbiamo visto che su ragazzi fare un'attività media migliora la motilità e la morfologia. Farla in difetto o farla in eccesso, praticamente, comporta una riduzione della qualità seminale. E ripeto, il liquido seminale è una sentinella della salute generale e della salute ambientale. Veramente sto chiudendo, praticamente abbiamo fatto preparati ecodetox, pasta ecodetox, marmellata ecodetox, stiamo andando tutto su ecodetox, questo l'abbiamo fatto già qualche tempo fa, dove io ho utilizzato il self-food eccezionale e che ha un grosso effetto. Abbiamo avviato un nuovo prodotto che abbiamo quindi inventato e ora inizieremo con una sperimentazione proprio con Giorgio, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, con questo nuovo preparato che associeremo appunto su EcoDefense, si chiama EcoDefense insieme a Self Food, sappiamo, caratteristiche incredibili. La professoressa si è presa l'onere di testarci anche questo prodotto EcoDefense, che ha tutta una serie di sostanze. Le linee di ricerca ormai sono varie, ormai siamo anche sulla parte agroalimentare, oltre che sulla parte veterinaria. Pizza della fertilità, andate a vedere queste cose carine. Questo è l'ultimo progetto finanziato dal Ministero della Salute su come detossificarci dagli inquinanti plastici.
e abbiamo praticamente una linea di prodotti alimentari per cercare di ridurre la tossicità e l'effetto delle plastiche. Chiudo. La cosa fondamentale, questo è il professor Fanos, mi dirà no, è mettere tutto insieme. One Health, quando si parla di One Health, non è solo interdisciplinarità, ma è mettere tutti i dati insieme. Abbiamo creato un'app molto avanzata che daremo anche alla professoressa Fenu per i prossimi quindi studi. Ecco, quindi questo è il messaggio finale. Il seme è un indicatore fondamentale della salute ambientale. C'è bisogno di un'alleanza per salvare le nuove generazioni, innanzitutto fra pediatri, ginecologi, andrologi e medici di medicina familiare. Vi ringrazio, sono stato rapidissimo, però...